Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa d'Avila, scrittrice genialissima e maestra di vita spirituale e contemplativa, incomparabile. Così la definì Papa Paolo VI, proclamandola dottore della Chiesa. Nata ad Avila, Spagna, nel 515, morì nel 1582. Donna di azione, si adopererò rinnovando nello spirito del Vangelo l'ordine carmelitano a cui apparteneva. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per indicare una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi, i tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e del Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza in cui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti, apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci riporta le due ultime invettive di Gesù contro gli scribi. Gesù si scaglia contro costoro che, non contenti di imporre agli altri obblighi che essi non osservano, mantengono lo stesso atteggiamento di quelli che in tempo passato non ascoltarono i profeti e li uccisero. Infatti, mentre i profeti annunciano la parola di Dio, i legislatori, gli scribi, i dottori della legge a cui Gesù si rivolge la vanificano, soffocandola in infinite prescrizioni. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Sarebbe un onore costruire sepolcri a persone da venerare, ma in Gesù c'è dell'ironia. Se i loro padri hanno ucciso i profeti per non convertirsi, ora loro, invece di essere testimoni della sapienza di Dio, portano a consumazione il mistero di iniquità come i loro padri e soffocano la parola che stanno ascoltando. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e li perseguiteranno. La sapienza di Dio da sempre sa di essere perseguitata e uccisa. La sapienza di Dio è la croce. Guai a voi allora, dottori della legge, che avete preso la chiave della conoscenza, ma non siete entrati, pur avendo preso questa chiave, non soltanto non siete entrati voi, ma avete impedito anche a chi voleva entrare di entrarvi. La chiave è la conoscenza di quel Dio che è misericordia, misericordia di Gesù. E ora si manifesta loro. Essi non sono entrati perché hanno e danno l'immagine di un Dio senza misericordia.
perciò sarà domandato conto del sangue dei profeti. Carissimi, questa espressione sottolinea come alla generazione di Gesù verrà chiesto conto del sangue dei giusti, sparso in tutti i tempi. Infatti il mistero del male si consuma proprio attraverso la misericordia sulla croce. Questa è l'opera del Signore. Il Signore reagisce in questa maniera, perdonando. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La voce che si fa voce nello spirito di tutti i profeti, consegnati all'estrema testimonianza. Carissimi, questa è la chiave che oggi ci viene riconsegnata dal Vangelo. La parola di Dio, come dice San Paolo, è come una spada a doppio taglio, che penetra fino nelle midolla e non lascia indifferenti. Se è ascoltata con l'orgoglio e l'autosufficienza di chi vuole difendere se stesso, allora viene sentita come un rimprovero che offende, e non viene sentita come una forza salutare, una forza buona che aiuta a cambiare il cuore. Chiediamo allora al Signore, con la sapienza del nostro cuore, di guardarci dentro, di cercare di comprendere appieno il messaggio e cercando di non chiudere quella porta al messaggio proprio di Gesù. Caso contrario, la mancanza di disponibilità alla voce di Dio, la presunzione di non voler nulla da cambiare, ci impediranno di camminare su quella via del pentimento e Dio resta sempre più lontano da noi. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, di fronte alla pesantezza della morte e del peccato, oggi la parola di Dio pone la croce di Cristo, riconciliazione e salvezza per tutti gli uomini. Confortati da questa verità, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Cristo, perché non ponga la fiducia nel valore delle sue opere, ma unicamente nella preghiera in Gesù Cristo, crocifisso e risorto per noi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli uomini di buona volontà, perché nella preghiera del cuore siano costanti nell'operare il bene e non si lascino scoraggiare o intimorire dall'effimera prosperità di chi opera il male, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che incontrano difficoltà nella preghiera, perché trovino nelle parole di Cristo un incoraggiamento a non desistere, ma ad affrontare i momenti di aridità e di vuoto con pazienza e perseveranza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i dubbiosi, gli incerti, gli angosciati, perché Gesù di Nazaret li aiuti a superare la sfiducia e la diffidenza nel riconoscimento delle ricchezze del proprio essere, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché il Padre Celeste ci conceda la luce e la forza del suo Spirito e ci renda capaci di gustare la verità e di gioire nel compimento del bene, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai benedetti in Cristo e in Lui ci hai scelti per essere santi nella carità, aiutaci a riconoscere questa vocazione ed ad incarnarla nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Sia gradita, Signore, alla tua maestà l'offerta del popolo cristiano, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella sua vita Santa Teresa ci offrì un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, che
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, il Beato Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu vuoi il regno, tu vuoi la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio.